tutti, ieri sera, per l'orgoglio e la soddisfazione di essere qui oggi, perché è una città, perché è università, perché l'università con la pallacanestro è quanto di bello, di eccellenza c'è qui, quindi sono molto orgoglioso, contento e emozionato. Grazie alla Mezzana che se sono allenatore della nazionale, non so, terminando nella stagione, mi avete permesso senza condizioni di andare, sicuramente merito loro e niente. E quindi parliamo di nazionale. Parliamo di nazionale, che estate sarà tosta, lo sapete, è inutile girarsi intorno sul girone, su quello che è, sulle grandi nazioni che dobbiamo affrontare. Cercheremo a livello di programma di ripetere un po' lo schema che abbiamo fatto nelle ultime estati, cioè quello di chiedere ai giocatori che saranno in contatto, sono in contatto continuamente con preparatori atletici, con tutto il nostro staff, di presentarsi il primo giorno del raduno già pronti per fare 5 contro 5. Quindi eviteremo di fare dei raduni fiume, perché comunque poi non, come Daniel sa, avremo poche pause e non ci concediamo le pause, ormai hanno accettato un modo, uno stile di essere, di lavorare pienamente, che è pienamente condiviso dalla struttura, che è full time, nel senso più pieno, quando siamo insieme dal primo giorno, e quindi l'idea è di seguire dei programmi personalizzati per le stagioni che hanno fatto, per le esigenze che hanno, perché hanno avuto stagioni diverse, culture, situazioni, per poi arrivare al giorno del raduno, che sarà nel weekend del 29 di luglio, per partire e allenarsi seriamente e duramente. Dopo il primo periodo a Folgarea, come lo scorso anno, iniziamo a giocare. Giocheremo molto, giocheremo spesso per il confronto, perché lì ci misuriamo nella crescita quotidiana contro le nazionali che saranno ancora più forti, perché ci sarà ovviamente uno step in più rispetto a quello dell'estate scorsa. Per cui il torneo tradizionale a Trento, poi giocheremo un torneo in Belgio, andremo a testare il campo dove giocheremo in Slovenia a Koper con altri amichevoli lì, prima dell'impegno prestigioso dell'Acropolis di Atene, che poi ci porterà direttamente agli europei in Slovenia. Prima di questo mi piace sottolineare il fatto che ci sarà ancora e proseguirà in un progetto che abbiamo lanciato e che tutta la federazione sostiene in maniera veramente molto importante, che è quello della nazionale sperimentale, che parteciperà ai giochi del Mediterraneo in Turchia, quindi avrà anche una manifestazione vera su cui confrontarsi e fare esperienza internazionale per i giocatori che avranno finito il loro campionato, che saranno in grado di poter lavorare tra fine maggio e tutto giugno. E questa credo che sia un'esperienza impagabile, perché l'anno scorso è stata secondo me straordinaria il modo in cui è stata interpretata dai giocatori e da tutto lo staff, perché questo permette di uscire dalla porta di casa a un numero più ampio di giocatori, permette di andare a confrontarsi con arbitri diversi, strutture diverse, sapere quello che è il mondo nazionale, che è completamente diverso, perché da quello che fanno molti giocatori nei club, specialmente i club che non fanno le coppe. E quindi giocare un giorno, giocare il giorno dopo, significa qualità nella gestione del recupero, nella preparazione delle partite, sapere cosa significa giocare con gli occhi addosso di tutto il movimento, perché quando indossi questa maglia, la maglia azzurra, giustamente deve essere qualcosa di speciale, e quindi cominciare a far sentire cosa significa tutto questo a un numero sempre più alto di giocatori è una cosa molto importante, a cui personalmente tengo molto, come tutto, ripeto, la struttura federale. Quella nazionale sarà guidata dal numero al monte quando finirà il percorso in Turchia, se no tutto lo staff della prima squadra, l'allenatore Bocchino e Francesco Puzzolini, e magari integrato da altri allenatori come è stato l'anno scorso con Alessandro Ramagli, quindi cercare di mettere eccellenze intorno a un gruppo di giocatori che hanno prospettive per crescere e che poi, perché no, possono entrare sulla prima squadra, sulla nazionale A prima possibile. Quindi un'estate intensa che partirà molto presto, perché credo che piano, fermamente, nel momento in cui i club finiscono l'attività, nella pallacanestro di oggi, nello sport professionistico di oggi, rispettando le esigenze fisiche dei giocatori, la loro salute, la loro tutela, però non ci sia tempo per pausa.
pause, ma ci sia modo di fare ulteriormente esperienza continuando a giocare. Questa è la vita dell'atleta professionistica e dell'atleta professionista oggi, e quindi parte la federazione nel giorno dopo in cui i club finiscono la attività. Per questo la collaborazione tra federazione e club è fondamentale, che ci sia uno scambio di dati, di prosecuzioni di lavoro per la gestione degli atleti, però credo che questo sia il segnale più importante, per cui tutta l'estate sarà una giornata intensa, tosta, dura, speriamo anche piena di soddisfazioni e affascinante, perché è chiaro che questa generazione è cresciuta, i giocatori lo vedono tutti quotidianamente, anche con spazio di che questi giocatori si stanno guadagnando domenica nei campionati, con personalità sempre maggiore, una generazione che è cresciuta ma che chiaramente oggi deve fare un ulteriore salto, un ulteriore scalino per riuscire a confrontarsi con nazioni come quelle che avremo nel girone, che sono collaudate ai massimi livelli mondiali, dalla Russia alla Grecia, alla Turchia, appunto, senza dimenticare che anche la Finlandia, per gli ultimi anni, per dirne una, ma non si può dire anche per la Svezia, sono stati confronti veri, ci sono dei supporti in difficoltà. Quindi questo è ovviamente l'obiettivo, il sogno, quello per cui tutti quanti, tutta la federazione spinge da tempo, come spingeva Dino, e poi tutti quotidianamente da mattina a orari, dopo la sua corsa mattina alle 6:30, si comincia a sottolineare questa visione. No, è bello, per tutti noi che lavoriamo lì, sentire questa spinta che c'è, che è dei giocatori, di una generazione che cresce, che è una federazione che in questi anni ci ha sostenuto su tutto e che ha una macchina pronta per assistere tutta questa estate di lavoro. Per cui siamo tutti molto contenti, molto carichi. Ho capito che, nonostante questa pausa, ho deciso di prendermi facendo questa scelta, che il tempo c'è poco comunque, per cui credo che voleremo presto, in giro di un paio di settimane, anche negli Stati Uniti per parlare direttamente con i ragazzi là, e quindi cominciamo a stringere per arrivare più pronti possibili a quest'estate. Direi che è questo, poi intanto è un modo di